Giancarla Mursia, titolare della Ugo Mursia Editore, 140 titoli all'anno, 10 miliardi di fatturato, è definita anche come la signora Thatcher, la signora di ferro. Signora Mursia, in un'intervista, ho letto, lei ha detto: «Sono presuntuosa e ho una memoria feroce. Non dimentico il più piccolo sgarbo. In questa somiglia a un mulo, la mia bestia preferita». Mi ha un po' colpito questa preferenza. Che cosa ci trova di bello in questo incrocio tra un asino e un cavallo? No, non è che ci trovi niente di particolare, però corrisponde moltissimo a quelle che sono le mie caratteristiche. In fondo sono una montanara, piemontese montanara. E, la tenacia, l'ostinatezza, la caparbietà, il non muoversi se non si vuol muovere e il camminare quando si vuol camminare. Nel mio studio ho un mulo che mi ha regalato Marconi di Milano, anzi che gli ho rubato per la verità, perché non era suo, gliel'ho portato via perché mi piaceva troppo. È una cosa tra ladri allora. Sì, appunto, giusto, una cosa tra ladri. A forza di scocciarlo, un giorno mi ha detto: senta, se lo porti via così non mi scoccerà più, è nel mio studio, troneggia nel mio studio. Non le pesa l'idea che rifiutando un libro lei potrebbe buttare nella disperazione un Joyce o un Proust, anche se sono convinto che non ce ne sono molti in circolazione? No, mi turberebbe moltissimo, ma ho la consapevolezza che a lei che di Proust e di Joyce oggi ne siano molto pochi, e soprattutto anche la presunzione di fare il mio mestiere molto seriamente. Le dirò che una delle più grosse soddisfazioni del mio lavoro è quella di ricevere per esempio dei fiori o dei cioccolatini da scrittori che ho rifiutato. Sono dei generosi, stia attenta ai cioccolatini. Non mi piacciono. È possibile costruire un successo letterario? Come dice, non ho sentito. È possibile costruire un successo letterario? Beh, a qualcuno è possibile, a me non riuscirebbe. Lei ha avuto accanto Ugo Mursia, 40 anni di vita. Avete costruito insieme una prestigiosa sigla editoriale. Vi costava qualcosa dividervi questo successo? È accaduto in altre case editrici dove tra padri e figli non risulta che ci sia stata una perfetta intesa? No, è stata una cosa straordinaria e forse anche del tutto anomala, perché lei ha conosciuto mio marito, quindi sa benissimo chi era, un personaggio straordinario. Io ritengo che sia stato l'ultimo grande editore di tipo ottocentesco, quindi un po' artigianale, che non, certamente non si circondava di teste d'uovo per cercare il successo di un libro o per fare un libro. E siccome eravamo due temperamenti agli antipodi, io torinese, lui siciliano, io estroversa, lui introverso. Abbiamo fatto l'Unità d'Italia. Abbiamo lavorato meravigliosamente insieme e senza mai avere, cosa che capita molto spesso in moltissimi campi, quando marito e moglie lavorano insieme, l'invidia, dico invidia anche in senso abbastanza umano e giusto, l'uno per l'altro. Sapevamo dividerci perfettamente i compiti e lui era contento dei miei successi e io ero contento dei suoi. Lui sarebbe mai venuto a una televisione e io andavo in televisione. Da un punto di vista editoriale, quindi non critico, qual è un buon libro? Cos'è un buon libro? Un buon libro, col mio modestissimo metro, è quello che prima di tutto suscita un'emozione profonda in me, che può anche essere un saggio, naturalmente, non solamente un romanzo. La mia casa editrice non fa narrativa, quindi questi peccati non li ho. Però, per conto mio, il libro giusto... Ha pubblicato tutto Conrad, lei? Tutto Conrad? No, io parlo di narrativa contemporanea. Non mi parlo di Conrad, perché allora siamo a livelli danteschi, insomma. E, il libro buono è quello, o quello che vale, è quello che sa comparire al momento giusto e sa cogliere quelle che sono le esigenze del lettore. Che cosa pensa dei grandi successi letterari di ieri che oggi non esistono più? Penso che non erano successi letterari. Ma di fronte a Marotta, Cecchi, Panzini, Alvaro, Cardarelli, Malaparte, erano successi letterari. Qualcuno lo è ancora, qualche altro non più. Ancora di questi? Io non credo che si legga più nessuno degli autori. No, non si leggono. Cecchi però, per esempio, per me è ancora un grande scrittore. Sì, ma ecco, dico, per il pubblico, no, sono morti due volte. Però se lei pensa che un Pavese, che fino a ieri era il padre della nostra patria lettere, oggi è un pochettino criticato, perlomeno non è più il Pavese di una volta, vuol dire che siamo mutati noi, sono mutati i tempi o sono mutati gli scrittori. Qual è la più grande soddisfazione che ha avuto dal suo lavoro?
Beh, se soddisfazione dal punto di vista di successo, di prestigio, certamente le 100.000 gavette di ghiaccio, devo dire, forse più anzi, senz'altro più grosso successo dell'editoria italiana, che raggiunge quasi adesso i 2 milioni di copie, cioè senza nessun zero aggiunto per caso. E dal punto di vista non del tutto unito materiale con parte letteraria, per esempio, una cosa straordinaria è stata per me il successo al Campiello, straordinario, col libro di Tumiati, Il busto di gesso. Per uno che non fa narrativa e pubblica un libro di narrativa, concorre al Campiello e lo vince senza pagare nessuno, credo che sia una grossa. Si rompe magari una gamba per andarlo a prendere, perché quando sono stata al Campiello in un incidente d'auto mi sono rotta. I giornalisti qualche hanno detto, prezzo bisognerà pur pagare. Esatto, e infatti la stampa di Torino mi ha intervistata, mi ha chiesto qual era stato il prezzo pagato, ho detto la mia gamba rotta. E la più grande soddisfazione della sua vita? Mio marito.